si prepara un'ottima tagliata di tonno. Siamo oggi qui a Castellammare del Golfo da Liborio Giorlando, il maestro della tagliata di tonno. Siamo qui oggi nel suo ristorante, ora ci farà vedere le varie fasi di preparazione di un'ottima tagliata di tonno. La prima fase di tutti è delescare il tonno, portarlo ai filetti e praticamente prendere la parte alta per ottenere questo prodotto. Questo prodotto qua. E abbiamo i filetti, queste qua che facciamo la tagliata. Invece questa qua è la parte dei fianchi, che è la surra. Lo facciamo in agrodolce, lo facciamo arrostito, lo facciamo in qualche altro modo. Però il filetto, in realtà quello che un po' conoscete voi, è questo qua. La parte alta del tonno, che sarebbe questa. Questa qua. Questo pezzo qua viene tagliato per ottenere il caramellato. La parte alta è sempre per fare il filetto che va tagliato. Ecco, adesso viene messo dell'olio sulla tagliata di tonno. Olio extravergine di oliva, sottolinea Liborio Giorlando. Allora, un'impanatura. Allora, diciamo, ecco, cosa c'è in queste impanature? L'impanatura c'è dei pistacchi, ci sono dei capperi, sale e pepe. Stop, non c'è altro. Questo qua già è pronto per essere infornato. E questa qua la otteniamo la tagliata ai pistacchi. Poi facciamo quella naturale. Prendiamo sempre un ottimo filetto. Che ci siano venature, che non ci sia niente, sia pulito di tutto. E questo qua passiamo sempre un pochino d'olio. Lo infariniamo. Allora mettiamo del sale, un po' di pepe. Adesso andranno in forno per quanto tempo? Li inforniamo per circa 3 minuti, non più di 3 minuti. Ecco, Liborio Giorlando sta uscendo la tagliata di tonno dal forno. Allora, adesso si taglia. Viene accompagnato logicamente con delle verdurine miste, radicchio e iceberg, o anche un po' di rucola ci sta bene. Complimenti a Liborio, il maestro della tagliata di tonno.